the sun goes down. Qua con Nicolas Esposito, quarta vittoria da professionista e secondo KO, quindi complimenti, le sensazioni? Grazie mille, belle, ottime, mi sono allenato come un matto per tutti i quattro combattimenti, soprattutto per questo. Sapevo che era un ragazzo di cuore, ci metteva a cuore, sapevamo che sarebbe stato un po' un match scorbutico, quindi ci eravamo preparati al peggio. Senti, in questo match hai avuto modo di studiare l'avversario fin dall'inizio? Com'è che hai affrontato la tattica? Com'è stata la tattica? Ho avuto modo di studiarlo negli allenamenti, nei vari allenamenti. Oggi non mi ha dato neanche la possibilità, è partito subito a mille, cercava subito il colpo del KO e quindi ho lasciato direttamente le orecchie all'angolo e mi hanno gestito loro per tutte e quattro le riprese. Invece quando inizi, quando pensi di iniziare magari sulle otto riprese ad allungarle un po'? Con questo combattimento qua ho finito le quattro riprese, dal prossimo combatterò per le sei riprese e da lì gestiremo il tutto, si vedrà come andrà. Invece un titolo, pensi per il prossimo anno già magari di provarci? Chi lo sa, io nel frattempo mi alleno in palestra, poi vediamo come va di match in match. Ci pensa il manager? Ci pensa il manager? Infatti ci pensa loro, io devo allenarmi. Invece questa cornice del principe che ha riaperto a fine 2014, è una cornice unica di pubblico per la box, va bene? È una figata, ci sta dando uno spazio esagerato, ci permette di poter combattere ogni mese e mezzo e la location è fatta proprio bene, dalla musica al pubblico, è bella calda, l'atmosfera c'è, fa venire voglia di combattere. Perfetto, grazie mille, bocca al lupo. Grazie a te, credimi, grazie mille. Un saluto a Lorenzo Cardini.it.